Ciao a tutti e benvenuti a Sgananzi, una rubrica sui giochi da tavolo che non dà un tono all'ambiente. Innanzitutto vorrei augurarvi un buon 2015, soprattutto dal punto di vista ludico, e poi vorrei farvi una domanda. Durante il periodo natalizio, che cosa hanno in comune tutti i film a tema che vanno in onda in televisione? Esatto, gnomi, nani, elfi e cani parlanti. Cani parlanti a parte, questa stupida battuta mi serve per introdurre il gioco di oggi, cioè Belfort, un gioco da 2 a 5 giocatori della durata di circa 90-120 minuti. In Belfort, infatti, saremo chiamati a gestire la nostra squadra di gnomi, nani ed elfi al fine di costruire il maggior numero di edifici nell'omonima città ed essere nominati i migliori costruttori del reame. Parlando in termini puramente ludici, è un gioco di maggioranze e vincerà chi, alla fine del settimo e ultimo turno, avrà accumulato il maggior numero di punti vittoria. Una piccola precisazione prima di cominciare. La copia in mio possesso è in lingua tedesca, ma sappiate che esiste anche una versione in inglese e che sul sito della Tana di Goblin è possibile trovare tutto il materiale in italiano. Guardando il tabellone, vediamo che la città di Belfort è divisa in 5 distretti tutti uguali tra di loro. Ogni distretto ospita diversi spazi per la costruzione di edifici, come per esempio mercato, banca, locanda e una gilda. Le gilde sono edifici speciali che permettono di svolgere particolari azioni. Ne sono scelte 5 casualmente ad inizio partita tra le 12 disponibili e posizionate nel relativo spazio, uno per distretto. Per ottenere i punti necessari alla vittoria, calcolati esclusivamente alla fine del terzo, quinto e settimo turno, sarà infatti necessario sia possedere il maggior numero di lavoratori in campo, ma soprattutto costruire edifici in modo da ottenere la maggioranza numerica degli stessi per ciascuno dei distretti. Gli edifici che andremo a costruire verranno indicati con queste casette in dotazione ai giocatori. Durante le fasi di calcolo dei punteggi, chi avrà la maggioranza di propri edifici in ciascun distretto guadagnerà 5 punti, il secondo 3 e, in caso di 4-5 giocatori, il terzo 1. In questo caso, il giocatore rosso guadagna 5 punti, mentre il giallo 3. Inoltre, chi avrà la maggioranza di lavoratori in gioco, da calcolare separatamente tra nani, elfi e gnomi, guadagnerà 3 punti, mentre il secondo 1. In caso di parità, sia esse di edifici o di lavoratori, si scalerà direttamente al punteggio inferiore. Tutto ciò è riassunto nella comoda tabella che ogni giocatore ha a disposizione, la quale indicherà i costi di costruzione degli edifici, ma anche le risorse, legno, pietra e metallo, e i lavoratori iniziali, oltre al riassunto del turno di gioco, che in tedesco devo dire è molto utile. Ma come si costruiscono questi edifici? Gli edifici sono di 10 tipologie differenti e li ritroviamo nelle carte edificio, nella misura iniziale di 3 carte a giocatore. La giusta combinazione di carte edificio e risorse necessarie per costruirlo, elencate in alto a sinistra, ci permetterà quindi di costruire il relativo edificio, posizionando il nostro segnalino in uno degli spazi sul tabellone con l'icona corrispondente, in un distretto a nostra scelta tra i 5 del tabellone. Ci sono altri 2 tipi di edifici che non sono rappresentati da carte, e cioè le gilde e le mura. Questo perché essi potranno essere costruiti senza possedere alcuna carta. Vediamo ora il funzionamento di un turno di gioco. A turno ogni giocatore dovrà svolgere una delle seguenti azioni. O posiziona uno dei suoi lavoratori tra elfi e nani su una casella lavoratore libera, cioè tutte le caselle di questo tipo siano esse presenti sul tabellone o sulle carte, oppure può passare. Nel caso in cui una casella lavoratore presenti una o più monete su di essa, la cifra corrispondente in oro andrà pagata alla banca per poter piazzare il proprio lavoratore. Nel momento in cui un giocatore sceglie di passare o vi è costretto, esso dovrà distribuire tutti i suoi lavoratori rimasti nell'area risorse della Collection Board. Ogni tipologia di materiale può ospitare un determinato tipo di lavoratori, per esempio nella raccolta della legna possono essere utilizzati solo elfi, mentre nella raccolta della pietra solo i nani. Per raccogliere il metallo invece ci sarà bisogno di una coppia formata da elfo e nano, mentre solamente l'oro può essere raccolto indistintamente tra nani ed elfi. Terminata la fase di piazzamento si passa a quella di raccolta, che viene risolta seguendo l'ordine da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, come se stessimo leggendo un fumetto. I giocatori per prima cosa raccolgono tutte le risorse che gli spettano in base ai lavoratori che hanno deciso di utilizzare. Come bonus, chi avrà la maggioranza di lavoratori otterrà una risorsa in più. Poi, chi avrà mandato un lavoratore al banco delle assunzioni ne otterrà uno dello stesso tipo, che riporrà nella plancia personale. Chi avrà utilizzato lavoratori al campo del re potrà scambiare il proprio ordine di turno, rappresentato con questi segnalini, con quello di un altro giocatore a sua scelta, seguendo l'ordine da sinistra verso destra.
Il segnalino appena preso non potrà essere nuovamente scelto in questo turno e andrà girato sul lato inattivo. Infine, tutti i giocatori raccolgono le rendite date dalle carte e pagano le tasse. Alcuni edifici hanno l'icona di una moneta d'oro in alto a destra e frutteranno una moneta in questa fase al suo possessore. Le tasse invece si pagano con un interessante sistema. Praticamente più un giocatore sarà avanti nel punteggio, più tasse si ritroverà a pagare. Nel caso un giocatore non abbia sufficienti monete per pagare le tasse, sacrificherà tanti punti vittoria quanto l'ammanco di monete. Terminata questa fase si passa a quella delle azioni. Ogni giocatore, seguendo l'ordine di turno, compie quante azioni può o vuole in qualsiasi ordine. Può costruire un qualsiasi numero di edifici, siano essi dalle carte che ha in mano, oppure mura e gilde pagandone il relativo costo in risorse. Nel caso un giocatore costruisca una gilda, da quel momento in poi la moneta d'oro necessaria per posizionare il lavoratore non andrà più pagata alla banca, ma al suo possessore. Una volta costruito un edificio tramite una carta, questa andrà piazzata nell'area di gioco del giocatore stesso. Possiamo notare che alcune carte edificio presentano degli spazi lavoratori. Essi sono utilizzabili nella fase di piazzamento esclusivamente dal loro possessore. In questo esempio, posizionando un lavoratore elfo o nano sulla carta fabbro, ci farà guadagnare un metallo. Possiamo inoltre notare che alcune carte riportano anche uno spazio pentagonale, utilizzabile solamente dagli gnomi. Non ho parlato finora degli gnomi perché essi non sono disponibili da subito ai giocatori, ma andranno acquistati o per meglio dire assunti. Infatti, una delle altre azioni possibili in questa fase è quella di assumere un gnomo per 3 monete d'oro, il quale dovrà essere immediatamente posizionato su uno spazio libero, andando così a sbloccare le relative abilità di una carta. In questo caso potremo attivare l'abilità speciale della taverna, che ci permette solo una volta di far diventare maestro nano un nano normale, cioè farlo contare come 2 nani nella raccolta delle risorse, ma non nelle maggioranze. Poi possiamo visitare la stazione di scambio, che ci permetterà di fare una vendita e un acquisto di risorse per monete d'oro. Possiamo attivare i lavoratori precedentemente piazzati, raccogliendo quindi eventuali altre risorse, nuovi lavoratori, eccetera. Ed infine, come azione da svolgere obbligatoriamente per ultima, possiamo acquistare una nuova carta edificio per una moneta d'oro, o scegliendola fra le 3 scoperte, o pescandola dal relativo mazzo. Ultimata questa fase, nel caso il segnalino di turno si trovi sulla X, si procederà al calcolo del punteggio come illustrato all'inizio. In caso contrario, un nuovo turno comincerà identico a quello appena descritto. Belfort sicuramente è un gioco più difficile da spiegare che da giocare. Alla fine del primo turno sicuramente tutti al tavolo avranno capito le meccaniche del gioco, anche se per padroneggiarlo a dovere sarà necessario più di una partita. L'abilità dei giocatori in questo gioco infatti risiede nel fatto di scegliere con accuratezza quale edificio costruire, dove, ma soprattutto quando. Non sempre vi converrà infatti partire in quarta a costruire, ma in alcuni casi potrebbe tornarvi utile raccogliere risorse, tenervele da parte in modo da costruire 2, 3 o anche addirittura 4 edifici in una volta sola, in modo da scombinare un po' le carte magari poco prima che venga fatta la conta delle maggioranze nei vari distretti. D'altro canto, aspettare troppo per costruire gli edifici vi toglierà la possibilità di raccogliere monete per gli edifici che chiaramente ve le forniscono e di prendervi avanti con la raccolta delle tasse, che vedrete più andate avanti nel gioco più sarà duro accumulare ricchezze per soddisfare la richiesta. L'indice di rigiocabilità è molto alto, sia per le gilde, che sono diverse di partita in partita, le potete pescare a caso oppure le potete scegliere voi, sia per il fatto che il gioco, sebbene sia un tedesco, non è così cervellotico, non è così brain burner come dei suoi fratelli maggiori, ma si lascia giocare molto piacevolmente, ha dei tempi di gioco molto contenuti. Infatti la mia prima partita è durata 2 ore, compresa la spiegazione, e quelle successive sono rientrate tranquillamente nei 90 minuti, quindi lascia lo spazio al gruppo di gioco di poter giocare anche ad altri giochi. Inoltre lo trovo molto ben ambientato, con quel pizzico di humor molto piacevole che alleggerisce un po' il classico tema piazzamento lavoratori e maggioranze. Il fatto che la scelta degli edifici da poter costruire sia limitata alla mano di carte inizialmente non mi era piaciuto molto, ma poi col tempo ho imparato ad apprezzarla, perché comunque avendo le carte in mano
e sapendo che potete costruire solo quelle, vi costringe a fare una strategia di turno in turno e limita per quanto possibile la paralisi da analisi che vi porterebbe avere la possibilità di costruire tutti gli edifici fin da subito e che comunque porterebbe a delle costruzioni di edifici classici facendo stagnare il gioco con strategie vincenti rispetto ad altre. A livello di regolamento, la cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che l'ordine di turno cambi subito prima lo svolgimento delle azioni, in qualche modo sfasando i turni e rendendo molto più interessante la possibilità di scambiare l'ordine di gioco, dato che ad inizio turno potremmo essere primi per poi magari ritrovarci ultimi prima di eseguire le azioni. Il gioco secondo me scala molto bene in base al numero dei giocatori. Certo, essendo fissi il numero dei distretti e degli spazi per costruire gli edifici, è chiaro che più saranno i giocatori al tavolo, più la partita si farà serrata e imprevedibile. La grafica mi piace abbastanza, apprezzo molto il tabellone, anche se il resto dei disegni sinceramente non mi sono piaciuti, ma qui parliamo di gusti personali. Una menzione speciale la faccio invece ai materiali di gioco, davvero in cartone solidissimo. Vi annuncio già che perderete un bel po' di tempo ad attaccare tutti gli adesivi sui segnalini dei lavoratori. Personalmente mi piacevano anche al naturale, ma in questo caso non avrei saputo distinguere i lavoratori normali da quelli speciali. Alla fine il gioco ve lo consiglio caldamente e prima di chiudere vi do anche una piccola informazione. In alcuni negozi online potete trovare la versione in tedesco ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quella in inglese. Quindi se non masticate né l'inglese né il tedesco, vi consiglio di acquistare la versione in tedesco, tanto potrete tradurlo in italiano col materiale che potete scaricare gratuitamente dalla Tana dei Goblin. Vi ringrazio come ogni volta per avermi seguito in una nuova puntata. Vi ricordo sia di iscrivervi al canale, sia che mi potete trovare su Facebook e su Twitter. Che altro dire? Rinnovo i miei auguri per un buon 2015 e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! D'altro canto, aspettare troppo per costruire gli edifici non si rivela...